Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, allora, contro il Pisa tutti abili arruolati, c'è qualche defezione, come sta la squadra? No, stiamo bene, abbiamo recuperato anche Iaiolo, quindi verrà in panchina con noi. E manca solo Nunzio Lella, che penso che sia addirittura d'arrivo. Adesso speriamo di recuperarlo in questo turno infrasettimanale, però per il resto la squadra sta veramente bene. Il Pisa di questo girone di ritorno com'è? Come si è rinforzato? Come lo vedi? Ma è sempre una squadra di forti giocatori tecnici e molto brava nel palleggio, come ha fatto all'andata. Anche loro uno spartiacque, per loro è una partita importante, perché con questi tre punti possono avvicinarsi o entrare direttamente nei play-off, ma giustamente anche per noi è una partita importante, perché ci giochiamo qualche cosa e fino alla fine dobbiamo stare vicini a quello che è il carro che ci potrebbe regalare questo grande sogno. Hai sempre detto che il modulo non è particolarmente rilevante, però sembra che il 3-5-2 con cui avete giocato ultimamente vi abbia aiutato a trovare un po' la quadra, sei d'accordo? Ma ho sempre detto che i numeri non contano, contano l'interpretazione, perché se devo guardare il sistema di gioco, alla fine penso che prima, quando siamo partiti col 4-3, abbiamo fatto anche 5 vittorie consecutive, ci ha permesso anche di arrivare primi in classifica. Quindi se guardo queste cose qua, non è reale. Io penso che ci sia l'interpretazione, ma soprattutto, ripeto, devo essere bravo a guardare oggi che cosa ho a disposizione da quando è successo il discorso del mercato. Quindi io penso che ho le caratteristiche e i giocatori più adatti per fare questo tipo di sistema di gioco, ma non è detto che in prospettiva futura, in qualche partita o durante la partita, si possa anche cambiare qualche cosa. I giocatori oggi devono essere moderni, devono sapere più interpretare il sistema di gioco e la propria posizione in campo. Tu hai detto in conferenza stampa che rispetto all'anno scorso, dove c'era un po' più, passami il termine, incoscienza, questa volta invece la coscienza e anche un po' di paura fisiologica c'è. Ma sì, sai, l'anno scorso a volte avevi costruito una squadra per ritornare in Serie A, ti sei ritrovata nei bassi fondi. Quando io parlo di incoscienza, a volte era non capire in quel momento lì la gravità della cosa dove ti trovavi. Quindi a volte quando io dico incoscienza, e purtroppo è stato per me un lavoro importante fargli capire la gravità della situazione, però nell'incoscienza alla fine dopo hanno continuato a giocare a pallone e non mettersi paura. Oggi c'è la coscienza di un traguardo importante ed è diverso, e questo secondo me, quando hai coscienza, hai la voglia sempre di spaccare tutto, di spaccare il mondo, e questo a volte ti porta anche a dispendere energie nervose importanti più che fisiche. E adesso noi, secondo me, è dall'inizio dell'anno che siamo in alta classifica, e questo a volte per questi giovani qua che stanno crescendo, questa consapevolezza la stanno, più si accorciano le partite e più la vivono emozionalmente. Quindi dobbiamo anche essere bravi soprattutto a recuperare a volte mentalmente che non fisicamente. Facendo un passo indietro e parlando della partita contro il Modena, a mente fredda, ecco, analizzando quello che è successo, in particolare il gran lavoro del VAR, è stato, tu vedi più il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto per il risultato che avete ottenuto? Ma sai, gliel'ho detto anche ai ragazzi, bisogna sempre vedere come vedi le prospettive future. Se vuoi vedere le cose negative e dici caspita, abbiamo perso 2 punti, e io invece sono un allenatore, gli ho detto ragazzi, però dovete anche guardare che avete guadagnato 1 punto perché il Como aveva perso. Quindi sai, io sono abituato nella mia vita a lottare e a lavorare, quindi guardo sempre le cose che posso sempre fare meglio, e quindi per me sicuramente i ragazzi, devo dire che è bello vederli, perché erano convinti di poter a casa portare quei punti, non è successo, su quello ci possiamo lavorare, e adesso ci aspetta un'altra partita importante. E su un campo peraltro molto caldo, molto sentito. Molto, molto, una squadra con una tifoseria importante, una storia importante, in uno stadio importante, sono belle sfide. E l'abbiamo già vissuta l'anno scorso questa partita a Pisa, però dobbiamo essere bravi a far vedere il nostro valore.